Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento riguardante la funzione Console Shaper inserita all'interno di Studio One Pro 3. Che cos'è il Console Shaper? Il Console Shaper è un sistema di emulazione delle console analogiche che ci consente di avere all'interno del mixer di Studio One le stesse caratteristiche che rendono il mix analogico molto più interessante di quello che avviene normalmente sommando digitalmente tutte le tracce. Vediamo cosa succede utilizzando il Console Shaper. In questo arrangiamento, questo è il brano L'Italia di prossima uscita di Gianfranco Mauto che sto lavorando. In questo caso ho raggruppato su diversi gruppi, appunto i canali voci, basso, chitarre, piano, eccetera, 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 che verranno poi inviate tutte quante nella traccia mix che vediamo qui sotto in viola, nel cui bus poi vengono inseriti alcuni plugin di compressione. Ascoltiamo la traccia al volo per sentire il bilanciamento. Ci fermiamo qui, cerchiamo di inserire subito il Console Shaper nella traccia mix. In alto, infatti, ogni bus, soltanto i bus e soltanto la traccia master, contengono la funzione MixFX. In questa parte possiamo appunto aprire il Console Shaper. Questo è quello che viene fornito normalmente con Studio One Pro 3. Dopo ci occuperemo anche della versione CTC One, che è quella più evoluta e che viene venduta separatamente. Ma vediamo un attimo che cosa fa il Console Shaper. È diviso in tre sezioni fondamentali. La prima è Drive, che come dice appunto la parola stessa, aumenta il gain di tutte le tracce che arrivano all'interno della traccia mix. Dopodiché abbiamo la funzione Noise, che aggiunge appunto del noise floor all'interno delle tracce. Questo è per emulare appunto i rumori elettrici che venivano generati dai mixer analogici. E poi forse la funzione più interessante di tutte, che è il crosstalk. Non tutte, console analogiche, soprattutto quelle vintage degli anni 70, degli anni 50, c'era un effetto di crosstalking, ossia il suono, per esempio, di questa traccia veniva in parte trasferito anche nella traccia a fianco, via discorrendo in cascata fino ad arrivare sul master. Il crosstalk emulato, in questo caso dal Console Shaper, fa questo, cioè fa sì che in base alla percentuale che noi desideriamo, dalla prima all'ultima traccia vengono sommate all'interno di loro stesse. Questo fa sì che vengano create delle piccole controfasi, nella maggior parte dei casi piacevoli, però comunque vanno regolate e sistemate in base al gusto. Questo genera un cambiamento di colore e anche di profondità all'interno del mix. Vediamo nel dettaglio, mettiamo tutto a zero e vediamo cosa accade all'interno di Studio One. Allora, come vediamo, appena accendiamo il noise, ho aperto appunto l'analizzatore di spettro di Studio One per vedere il rumore che viene aggiunto alle tracce. Infatti, se noi poi alziamo il livello, diventa anche percettibile. Vi consiglio sempre di utilizzare le cuffie per ascoltare i video, anche se sono in alta risoluzione, è importante per poter capire meglio cosa avviene all'interno dei mix. Il drive aumenta il gain all'interno delle tracce. Vediamo come funziona. Il fattore di distorsione appunto danneggia un po' i transienti, però possiamo dosarlo anche in base ai brani che noi stiamo utilizzando. In fase di mix questo aiuta in alcune cose. Sentiamo il crosstalk. Noteremo, adesso ho esagerato, un ritorno fastidioso di tutte le tracce dentro se stesse. Cerchiamo di fare attenzione alle alte frequenze e alle basse. Spingiamo. Si
nota una leggera apertura adesso in questo caso. Andiamo a sentire l'effetto che viene creato all'interno del mix. In questo caso tutte le tracce appunto bass vengono processate all'interno della traccia mix che sommerà i vari canali in cascata. Andiamo un po' di drive. Apriamo un po' le alte perché comunque il cross talking dà quell'effetto. Il basso più definito, facciamoci caso. Aggiungiamo anche un po' di noise. Chiudiamo. Facciamo caso anche al rullante. Ovviamente possiamo usare anche i preset che già sono stati preparati da Presonus. Questo con un grossissimo aumento di noise. Ovviamente il console shaper di serie lavora in maniera molto sottile, quindi le differenze non sono così evidenti quanto invece il console shaper CTC1 che troviamo come pacchetto aggiuntivo e che adesso andiamo a guardare. Sempre nella traccia MixFX apriamo CTC1. Stessa configurazione di quello precedente, alcune aggiunte che caratterizzano appunto il tipo di console emulata. La parte che ovviamente prima non era presente è quella del carattere del master, cioè il riguadagno della parte appunto che noi perdiamo in fase di mixing. Andiamo a vedere, il drive ha due opzioni, l'opzione appunto drive e boost che aumenta ancora di più il gain in ingresso. Ovviamente questo viene regolato attraverso un sistema di gain compensation che vediamo qua, diviso per canali o bus. Noi lo lasceremo su canali perché in questo modo faremo sì che i drive aumenti il gain delle tracce ma non il volume all'interno del mix. La sezione noise invece appunto aggiunge il noise floor che abbiamo visto prima più un noise gate, quindi la possibilità di chiuderlo nel momento in cui una traccia sta suonando parti più soft o quantomeno il noise diventa troppo evidente all'interno del mix o nella parte del mix più soft. Il cross talking è rimasto invariato. L'altra caratteristica appunto vediamo subito che la parte questa qui Classic fa riferimento a una console degli anni 70 inglese, anche l'aspetto vi ricorda quale. Se clicchiamo su Tube manteniamo ovviamente gli stessi preset, ma cambia il carattere della console. Nel caso specifico fa riferimento a una console anni 50 sempre inglese. Nella sezione Custom abbiamo una versione mix, diciamo Frankenstein, delle due, sempre preparata da Presonus, che racchiude le caratteristiche di entrambe. Adesso io non so in che forma, però gli algoritmi vengono appunto mischiati in questa configurazione custom. Accediamo alla versione Classic e regoliamola di conseguenza all'interno del nostro mix. Allora, diamo un po' di boosting, il noise e aggiungiamo un po' di cross-talking. Il carattere è appunto la caratteristica timbrica della console, quindi possiamo scegliere se andare con la caratteristica piena o mischiarla a una sorta di blending all'interno del mix. Manteniamoci sempre sulla metà e guadagniamo un po' sul master che ovviamente perderà della somma all'interno della console. Questo rende già più evidente cosa accade all'interno del mix. Spingiamolo. Allora, come per prima facciamo riferimento, quindi posizioniamo la nostra attenzione, il nostro udito sulla parte delle frequenze alte, quindi il rullante, gli archi, i piatti. Mm-hmm.
noteremo che si aprono nel panorama stereo, il basso diventa più evidente, senza compromettere i volumi. Fate caso, fate molta attenzione appunto alla parte esterna del segnale stereo. Adesso proviamo a cambiare il timbro, quindi cambiamo console. Abbiamo appunto una predominanza di media in questo caso, che sono caratteristiche di questo tipo di console. Possiamo correggerlo ovviamente utilizzando un equalizzatore in serie. Torniamo su Classic, dove i bassi e le medio basse sono più rispettate riguardo il mix. Tube. Utilizzando la versione custom abbiamo appunto un mix tra i due. Queste non sono preset da scegliere adesso al volo, ma anche in base al genere musicale che stiamo trattando e al tipo di mix che stiamo eseguendo. Anche in questo caso abbiamo ovviamente i preset di casa. Proviamone uno. Hey, John. Notiamo che il master va recuperato. Proviamo un altro preset. Cercando poi il colore che ci soddisfa, per esempio. Ovviamente ogni tipo di preset porta in evidenza alcuni suoni rispetto ad altri. Possiamo anche utilizzare appunto una sorta di boosting. L'altra caratteristica da tenere a mente è l'ordine delle tracce che noi stiamo inserendo nella traccia mix. Infatti, se noi spostassimo ad esempio la batteria in un altro ordine, avremo una somma di segnale diverso. Prendiamo per esempio drums, la mettiamo qui prima dei bassi. Torniamo alla nostra configurazione iniziale che ci piaceva. Ascoltiamo la batteria, facciamo attenzione a quello che accade. Si è notevolmente scurita rispetto all'altra posizione. Mettiamo la prima. Facciamo attenzione al rapporto drums and bass. Sono sottili differenze, però sono evidenti. Mettiamo il crosstalk per rendercene meglio conto.
torniamo al mix originale. Adesso notiamo la differenza, lo sentiamo un po' più chiuso. Ovviamente il plugin stressa molto la CPU, per cui è il caso a volte anche di usarlo in versione economico. In questo modo gli algoritmi vengono alleggeriti e possiamo utilizzarlo anche in song con la CPU ormai al limite. Spero che anche questo tutorial vi sia stato utile. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale, ogni settimana ci saranno dei nuovi tutorial gratuiti. Seguite anche la mia pagina Facebook. E ciao da GGR Studios.